parere ai cittadini per un'iniziativa a carattere ambientale quando le problematiche ambientali degli impianti di respiro, quelle legate alla realizzazione del terzo valico, è più importante che la nostra valle abbia mai dovuto affrontare, mai avete interpellato la popolazione restando di fatto inermi e in silenzio. È ridicolo che interpelliate i cittadini di questo progetto mentre volete far passare come inaccettabile un'opera distruttiva come il terzo valico, per cui non esistono i finanziamenti, non esistono benefici, osteggiate dalla popolazione e iniziate in cantieri d'alberi protetti dalle forze dell'ordine. La nostra valle subirebbe la devastazione che già hanno dovuto subire tutti i territori attraversati dall'enorme curva dell'alta velocità. La storia parla comunque di abitanti esasperati da decenni di rumori e opere mai terminate, di discariche di smarino utilizzate per nascondere le peggiori schifezze, di intere colline prosciugate, di valli devastate, di case crepate dai lavori e mai aggiustate. Tutto questo per permettere a pochi potenti, appoggiati da una politica convivente, di incassare una montagna di denaro pubblico. Ovunque abbiamo visto abitanti in lacrime per quello che hanno perso e mai cittadine migliorate per quello che hanno ottenuto. L'impegno di Campo Morone e Ceranesi per l'ambiente in questo momento storico dovrebbe essere concentrato a evitare tutto ciò. Al contrario, voi nemmeno avete espresso una chiara opinione in merito. Noi crediamo che l'interesse dell'ambiente vada tutelato sempre, non in emergenza. Le possibilità che avete migliorato fino ad oggi di prevedere, controllare e attenuare gli impatti di un'opera come questa sono inesistenti. Abbiamo sentito il sindaco di Ceranesi dire ai propri cittadini di non avere alcuna certezza su ciò che verrà realmente realizzato sul proprio territorio. Le uniche certezze che appaiono sono i dubbi e le perplessità. Mauro Vigo, lei ha detto sul territorio comunale che amministra assemblee con i maggiori sostenitori del terzo valico, Bernini, Pai, Cantarello, e ha potuto apprendere, proprio come noi, come questi signori nemmeno conoscano i facciati, i progetti e i dati del terzo valico. Proprio come nelle peggiori operazioni di marketing che sponsorizzano un prodotto che ignorano totalmente. Tutto questo per noi è vergognoso e dovrebbe essere sufficiente per riflettere e agire di conseguenza. Dal sindaco di Campo Morone non abbiamo invece sentito praticamente nulla. Circa 7 mesi fa, il consigliere D'Aroscio comunicò che prima di giugno si sarebbe fatta un'assemblea a Campo Morone scelta dall'amministrazione. Siamo a novembre, ma a parte video pubblicati online e articoli di giornale come Inzoni e la Cile, l'immigrazione e i contrari, l'amministrazione comunale di Campo Morone evita di confrontarsi con la popolazione in un momento pubblico, ma nel silenzio continua a favorire la realizzazione dell'opera. Pochi giorni fa si è svolta a seguito un'imponente manifestazione in cui la popolazione, insieme alle amministrazioni comunali e locali, ha per l'ennesima volta dimostrato la netta contrarietà alle opere e l'inevitabile scempio che comporterebbe. In quel luogo, la chiara e tenace battaglia di chi non accetta l'imposizione con la forza di ciò che non può essere dimostrato con la ragione ha fatto sì che dopo 20 anni le potenti lobby del malaffare siano riuscite ad aprire un solo cantiere del tutto secondario. Grazie a questa resistenza di popolazioni e amministrazioni, l'alta velocità e la scusa rimarrà solo nei sogni degli speculatori. Alla luce di tutto ciò, mettere a confronto proposte, idee, esperienze, dubbi e opinioni dei cittadini sulle tematiche energetiche e ambientali e non farlo per il terzo valico è forse un'abile mossa preelettorale, ma per chi ha a cuore il futuro dei nostri territori è semplicemente un'operazione assurda e offensiva. Bravo.